Ritrova i 3 punti il Crotone di Mister Stroppa, che ha battuto per 2-1 il Padova di Pierpaolo Bisoli. Una vittoria sofferta, ma comunque portata a casa. Partono subito i rossoblù, che si portano in vantaggio con Spinelli. Cross di Martella e gol di testa dell'attaccante argentino. Pochi minuti dopo il Crotone si rende nuovamente pericoloso con un tiro di Firenze di poco al lato del portiere. I padovani non ci stanno e si rendono protagonisti di 3 azioni insidiose. La prima con Pulzetti che tira in alto, la seconda con una punizione di Bonazzoli e la terza con un colpo di testa di Cappelletti. Il vero brivido arriva nei secondi finali del primo tempo, con Martella che salva il gol del momentaneo pareggio degli ospiti con una porta totalmente sguarnita. Nel secondo tempo arriva il pareggio del Padova. Bro affronta la difesa rossoblù, serve Bonazzoli che sigla l'1-1. Gli squali vogliono la vittoria. La rete del 2-1 arriva al 76esimo, Budimir per Rodien, palla che rimbalza sul cigno di Zenica che offre un assist carambolato per Firenze che tira in porta e segna. Il primo tempo abbiamo concesso troppo. Secondo tempo molto meglio, abbiamo tenuto il campo e quindi abbiamo fatto una partita perlomeno scolastica, dignitosa, però sull'1-0 non puoi concedere un gol del genere. Sono molto felice e ho aspettato molto questo momento. Io credo che questa vittoria è buonissima per noi, per il mister, per la dirigenza. Il risultato è importante, che niente, ci lascia ben sperare per il futuro. Giuseppe Laratta per l'AC News 24.